Hi guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Come va? Come state? Spero tutto benissimo. Oggi mi trovo nel mio studio ad Astoria e parleremo di tatuaggi, dei miei tatuaggi, la storia dei miei tatuaggi. Premessa, ci tengo a dire che questo è un video che avevo in mente da quando ho iniziato praticamente a fare video per YouTube, ma non l'ho mai girato perché comunque è un argomento un po' delicato, nel senso che i miei genitori non sono molto felici dei miei tatuaggi e quindi ho sempre preferito non farlo e non condividere con voi la storia dei miei tatuaggi. Ma essendo i tatuaggi parte di me, parte della mia personalità e parte di chi è Chiari Lady Boss, ho deciso quindi di condividere con voi la storia. Intanto, se siete nuovi nel canale, vi dico subito che qui si parla di New York, di colori, cose da fare, posti segreti, donne imprenditrici e anche viaggi, quindi se non siete ancora iscritti al canale fatelo adesso. Durante questo video coprirò dei punti. Iniziamo dal significato. Se i tatuaggi per me hanno un significato, allora io sono una persona che qualsiasi cosa fa la fa per un certo motivo. Solitamente non faccio le cose a caso. Questo per dire che anche i miei tatuaggi hanno un senso, hanno un significato. Ognuno racconta una piccola parte della mia vita e ad ogni tatuaggio sono particolarmente affezionata in modo diverso, ovviamente. Quanti ne ho? Non lo so, probabilmente lo scoprirò dopo questo video perché li conterò con voi, mostrandoveli e raccontandoveli. Direi di partire dal mio primo tatuaggio. Il mio primo tatuaggio, che non è stato uno, ma sono stati due contemporaneamente, sono questi fiocchi che ho dietro le caviglie, che ho fatto all'età di 22 anni a Leeds, in Inghilterra. Io ho studiato a Perugia, il secondo anno di università. Sono stata selezionata per partecipare all'Erasmus. Ero forse la persona più felice di questo mondo perché subito dopo le superiori ho deciso di prendere un anno sabbatico. Ho lavorato e viaggiato un po' e sapevo che la mia vita non sarebbe stata in Italia e non vedevo l'ora di provare un'esperienza di vita all'estero. Quando è uscito il concorso per partecipare all'Erasmus, che poi sono stata selezionata, in realtà la mia prima opzione era Amsterdam. Purtroppo per Amsterdam non sono stata scelta. Come seconda opzione avevo messo Leeds, UK, perché un mio ex caro amico aveva fatto l'Erasmus anche lui a Leeds e me ne aveva parlato altamente. E così è stato. Leeds, 22 anni, 2007-2008, uno degli anni più belli della mia vita. Perché? Perché ho imparato tantissimo. L'esperienza all'estero, innanzitutto, sono sempre esperienze, secondo me, positive perché ti aiutano a crescere, conoscerti, capirti, capire il mondo e aprire la mente. Poi quando le fai ad un'età comunque molto giovane sono ancora più importanti. Leeds, in quell'anno è successo di tutto: ho studiato, ho lavorato, mi sono stradivertita, ho viaggiato, ho conosciuto della gente eccezionale, molte persone con cui sono ancora in contatto. Ed essendo stato un anno così importante, ho deciso di marcarlo nel mio corpo facendomi due fiocchi nelle caviglie. Il significato del mio primo tatuaggio, ovvero i miei primi due tatuaggi, è stato appunto quello di legare al mio corpo quell'anno così importante. Del dolore sinceramente non mi ricordo perché ero talmente tanto contenta, estasiata, emozionata, eccitata per questa nuova esperienza del mio primo tatuaggio che proprio non ho pensato al dolore e sinceramente non mi ricordo nemmeno quanto sono costati. Ma ricordo esattamente quel momento come se fosse ieri e insieme a me c'era un'amica di Vicenza, Lisa, che ora vive in Francia, e entrambe abbiamo deciso di fare il nostro tatuaggio appunto come ricordo dell'Erasmus. Torno dall'Erasmus, mi laureo dopo un anno. Succedono diverse cose. 2011 mi trasferisco ad Amsterdam. Amsterdam era proprio il mio sogno. Io volevo vivere ad Amsterdam. Uno, perché sono appassionata di musica trance. Non so quanti di voi la conoscono. È un genere musicale elettronico melodico, appunto nato tra l'Olanda e la Germania. E quindi l'Olanda è sempre stata comunque un paese a cui io sono particolarmente affezionata. Punto numero due, perché sono una grande patita di bicicletta. Anzi, ve la faccio vedere che è proprio dietro di me. Ne ho due, questa è la luce, non badate alla luce, badate alla mia bici, eccole qua. Io non vivo senza bicicletta, voglio sempre andare in bicicletta il più possibile, ovunque sono. Questo era il motivo per cui avevo Amsterdam come prima opzione per l'Erasmus. Non è successo, ma io sono una persona molto determinata, sapevo che se non fosse stato per l'Erasmus, l'universo poi mi ci avrebbe portato, e così è stato. Mi trasferisco ad Amsterdam. Amsterdam, non so per quale motivo, ma per me era paragonabile a un fenicottero. Ho sempre avuto questo apprezzamento verso i fenicotteri, un po' per il loro colore, un po' per la loro fragilità. Sono degli animali comunque molto fragili.
un po' per il fatto che loro amano vivere al caldo e quindi come arriva il freddo i fenicotteri emigrano e vanno a cercare il caldo. Io anche sono una persona che amo la stagione estiva, in realtà amo le quattro stagioni, però sono mare dipendente, quindi amo il caldo, amo il mare e un po' mi sento come loro. In generale mi piace proprio la forma, non lo so, mi sembrano degli animali magici e quindi mi sono tatuata un fenicottero in Olanda, penso che da qui si vede. Questo è stato il mio secondo tatuaggio, anche questo non mi ricordo assolutamente quanto l'ho pagato, ma ricordo che non è stato molto doloroso. E da qui inizia un po' la scalata verso i tatuaggi, perché da uno ne faccio due, poi due numero pari, no, facciamo dispari, e piano piano inizia a accumularne sempre di più nel mio corpo. Non credo di ricordarmi in ordine cronologico quale sia stato il terzo, il quarto, eccetera. Quindi ve li mostrerò magari partendo dalla testa in giù. Allora, so per certo che questi due sono stati gli ultimi. Sul polso sinistro ho tatuato hashtag free spirit, io sono uno spirito libero, e nel polso destro ho tatuato hashtag lady boss. Entrambi sono stati fatti da uno dei miei migliori amici, Amorz, ci chiamiamo Amorz e Amorz, lui è di Ancona, è un tatuatore fantastico, ha anche aperto il suo studio, infatti se avete bisogno di un tatuaggio cercate Alex Santucci, ovviamente dite che vi ho raccomandato io, lo trovate anche su Instagram. Lui è specializzato in dotwork e ornamental tattoo, ha vinto un sacco di convention, viaggia sempre per lavoro, quindi ve lo consiglio. Ogni volta che torno mando un messaggio, dico: ce l'hai un buchetto per me che mi voglio sporcare un altro pochino? E lui non mi dice mai di no. Poi per farvi vedere le braccia, ovviamente devo togliermi la camicetta. Allora iniziamo dal braccio, il mio braccio destro. Allora, il braccio destro per me è il braccio del viaggio. A partire da qua praticamente ho una ancora. L'ancora l'ho fatta gratuitamente proprio appena sono arrivata a New York. No, forse era il 2011. No, 2012. Gennaio 2012 arrivo a New York. Uno studio di tatuatori nell'East Village per festeggiare, mi sembra, il centenario di Sailor Jerry. Comunque era qualcosa collegato a Sailor Jerry. Decidono di regalare dei piccoli tatuaggi alle prime 50 persone che si presentano allo studio di tatuaggi, e a scelta ci sono, non mi ricordo, ma erano forse 5-6 tatuaggi tra cui scegliere, ovviamente tutti a tema Sailor Jerry. Io ho scelto questa piccola ancora che per me era appunto l'inizio di una nuova vita e l'approdo a New York. Poi abbiamo la bicicletta che mi ha fatto un altro amico di Ancona. La bici ve l'ho già nominata, è un elemento molto importante nella mia vita che mi aiuta ad arrivare. Poi questo ci tengo in modo particolare, io amo viaggiare, quindi ovviamente volevo in stile traditional, è il genere che a me piace di più. L'ho fatto da, si chiama O Ashley Love, era ed è la mia tatuatrice preferita, che però purtroppo poi qualche anno fa si è trasferita nella West Coast, non è più a New York, e dentro ci ho fatto scrivere Wanderlust, voglia di viaggiare. Poi ho questa macchina fotografica, sempre in stile traditional, l'ho fatta a Brooklyn da Virginia Elwood, ve lo scrivo qua sotto, e dice time, 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 il tempo. Il tempo è sempre tiranno, il tempo, come dico sempre, è il regalo più prezioso che puoi fare a una persona, perché è l'unica cosa che nessuno ti restituirà mai. E poi ho questa mongolfiera che ho fatto in Ancona da un altro amico tatuatore, un po' sbiadita perché ormai è datata. Passando al braccio sinistro, questo è il braccio della musica, io sono tatuata solo fino ai gomiti. Allora, il braccio della musica, partendo dall'alto, ho questo disegno che mi è stato fatto da Alex, uno dei miei migliori amici che vi ho nominato prima. Devo dire la verità, come è stato poi riprodotto nel braccio da una tatuatrice che avevo scelto quando sono arrivata a New York, non è esattamente come avrei voluto, quindi sono contenta del motivo del tatuaggio, ma non sono super soddisfatta del tatuaggio. Ne ho altri che secondo me sono molto 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 più belli. In ogni caso ho praticamente uno spartito musicale con le note musicali ad arcobaleno, perché comunque i colori per me rappresentano la vita, la positività, l'energia. Poi ho tutti questi cuori e una pin up che sono io ogni tanto, che parla al telefono. La corda del telefono diventa un'ancora e sull'ancora c'è scritto trance. La trance per me è un'ancora, mi salva da qualsiasi cosa. La musica è un altro elemento che nella mia vita non può mancare. La musica è importantissima, non solo la trance, però essendo affezionata più di
tutti a questo genere, ovviamente nell'ancora c'è scritto trance. La musica è per me valvola di sfogo, la musica per me è felicità, la musica per me è passione, è amore e tantissimo altro. E la musica è anche un modo per condividere emozioni con altre persone e conoscere nuove persone, perché grazie alla trance ho conosciuto tra i più grandi amici che ho ad oggi a New York. La pin-up, come vi dicevo, è sopra una Vespa. A me piace tutto ciò che è vintage, quindi amo le Vespe. E la Vespa è targata Route 66, perché essendo un amante del vintage e anche un amante degli Stati Uniti d'America, non può mancare questa strada così importante, la Route 66, che non ho percorso dall'inizio alla fine, ma lo farò perché è nella lista delle cose da fare prima di morire. Ho solo visto l'inizio a Chicago e la fine a Los Angeles, ma anche una parte nel New Mexico lo scorso ottobre. Sotto la Vespa ho dadi. I dadi sono il caso della vita. Il caso della vita per me è l'universo, nel senso che è sempre l'universo che decide cosa mandarti. Secondo me noi siamo sempre liberi di fare scelte e di attrarre persone ed energie positive, e poi è l'universo che fa il suo. Sotto i dadi ho una parola in olandese, perché io quando vivevo ad Amsterdam ho studiato olandese. Reizen vuol dire viaggiare in olandese, e quindi non potevo non avere una parola in olandese nel braccio. Poi sempre qui nel braccio abbiamo questo tatuaggio importantissimo, che sarebbe la bocca di mio fratello, e lui ha la mia in rosso e io ho la sua. Questa è la bocca di mio fratello più grande. E l'ultima cosa che ho è una fetta d'anguria che sta piangendo da quanto ride e è felice. L'anguria è un frutto che mi rende felice, e ho anche due borse a forma di anguria, anzi ve le faccio vedere. Questa comprata in America a Rhode Island 7 anni fa, quindi è quasi logorata, ma sono troppo affezionata e non la butterò via. Questa comprata 4 anni fa a Tokyo in Giappone, anche questa mi è a cuore. Poi passiamo alla spalla, la matrioska. Allora, la matrioska è un tatuaggio molto grande e è stato molto molto doloroso. Nella matrioska ci sono degli alberi con una montagna innevata, e sotto c'è scritto hashtag Keep Portland Weird. Questo tatuaggio l'ho fatto quando ho visitato l'Oregon, sono andata a Portland e ho scelto un tatuatore traditional. Avevo in mente la matrioska da diverso tempo come oggetto da tatuare, perché era un oggetto che usavo molto quando ero piccola, e mi piacciono i colori, mi piace la forma, mi piace l'idea che puoi mettere tante matrioske dentro un'unica matrioska. Ma volevo avere un tema che collegasse il posto dove stavo facendo il tatuaggio. Essendo l'Oregon uno stato pieno di boschi, montagne, ho deciso appunto di dare un tocco di quel genere. E essendo Portland una città molto particolare, addirittura in centro città, dietro un parcheggio c'è proprio questo hashtag Keep Portland Weird, che è una cosa stranissima anche quella, e allora ho deciso di aggiungerlo al tatuaggio. Allora, il prossimo tatuaggio è il più prezioso. È il più prezioso perché l'ho fatto con i miei fratelli, non con i miei fratelli fisicamente, nel senso che l'abbiamo fatto tutti in momenti diversi, però è stato deciso insieme durante una cena 3 anni fa, se non sbaglio. Non riusciamo mai a vederci insieme perché purtroppo io vivendo a New York, mio fratello Michael vive in Michigan, non riusciamo mai a tornare insieme, e quindi non riusciamo a passare del tempo insieme tutti e 4 fratelli. Quindi è stata una cosa meravigliosamente magica quando è successo qualche anno fa. Seduti a tavola in questo ristorante vicino casa, parlavamo e dicevamo: ma perché non ci facciamo un tatuaggio tutti insieme? E da lì abbiamo iniziato a fare brainstorming. Sapete, eravamo in uno di quei posti dove non ci sono le tovaglie ma c'è la carta, quindi abbiamo chiesto delle penne, abbiamo iniziato a buttare giù delle idee, e alla fine è venuta fuori una frase, 4 parole, una per ognuno di noi, che in realtà in inglese corretto non significa nulla, però noi abbiamo fatto sì che avesse un senso per noi. La cosa bella è che ogni parola inizia con l'iniziale dei nostri nomi, solo che con la K non riuscivamo a trovare una parola che avrebbe dato il senso a quello che volevamo esprimere, quindi abbiamo usato la C, perché Chiara si scrive anche CH. Non so se riuscite a vederlo, eccolo qua, ce l'ho praticamente in questa parte, e dice certainly mine even apart. Il senso che si può dare è certamente miei anche se divisi, però ripeto, questa frase in inglese non ha un senso vero e proprio, gliel'abbiamo dato noi. Poi scendendo ho un tatuaggio nel fianco che mi ha fatto Alex Santucci, ce l'ho praticamente qui, è un mandala.
e potete captare lo stile del mio amico Alex. Sono tornata in Ancona, forse questo l'ho fatto 2 anni fa, stavo in un periodo un po' dubbioso e avevo bisogno proprio di più sole nella mia vita, ma dato che avevo chiesto ad Alex di farmi un tatuaggio, ho deciso di farmelo fare usando il suo stile. Passando alle gambe, nella gamba destra ho questo enorme mulino e nella gamba sinistra ho le frasi della mia vita. Sempre nella gamba destra ho un mondo con una farfalla che vola sopra. Dietro ho Minnie e Topolino. Questa è nell'interno caviglia destra. L'ho fatta in Malesia, Kuala Lumpur, e c'è scritto Kawaii, con l'onigiri, che è una delle mie cose preferite giapponesi, e il sushi che non mangio. E davanti c'è scritto Beach. Dall'altra parte c'è scritto Sunset. All'interno della caviglia sinistra ho Keith Haring, anche questo fatto dal mio amico Alex. Il tatuaggio in assoluto più doloroso è stato il mulino a vento, non me lo scorderò mai. 7 ore di dolore. Tra l'altro me l'ha fatto un mio amico di Ancona quando era in visita a New York. E volete sapere dove l'ho fatto? Esattamente seduta su questo mobile rosso davanti alla televisione. Un'esperienza che non scorderò mai. Non ricordo bene i prezzi, ma forse il tatuaggio più costoso è stata o la matrioska o la pin-up. Forse la pin-up siamo sui 700 dollari. In America i tatuatori vanno all'ora. Solitamente a New York uno bravo prende dai 150 dollari all'ora in su. Lascio anche il link del video che ho fatto sui 3 migliori posti dove tatuarsi a New York. Lo lascio qui e anche nell'info box. Un consiglio che mi sento di darvi è: non fate mai tatuaggi a caso. Io fortunatamente in 11 anni di tatuaggi non me ne sono mai pentita neanche di uno. Ovviamente nella vita si cambia idea, si fanno delle scelte sbagliate, si cambiano gusti, quindi il rischio c'è sempre. Però se le cose si fanno con la testa, sempre, poi solitamente non ci si pente. Quindi ricapitolando, dovrei avere 23 tatuaggi, cioè 23 nuclei di tatuaggi. Una volta mi è stato chiesto quanto costano tutti i tuoi tatuaggi. Questo mi piacerebbe scoprirlo. Spero che questo sia stato un video di vostro gradimento, magari è un argomento che non interessa a tutti. Mi piacerebbe comunque sapere se voi avete tatuaggi, cosa significano i vostri tatuaggi e perché ve li siete fatti, e anche sapere qual è il tatuaggio che preferite in me. E di nuovo, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo adesso. Ci vediamo presto per un altro vlog. Per oggi da New York, Chiari Ladyboss, è tutto. Bye guys, grazie mille!